va al lancio lungo in verticale, però facile per la chiusura dei due difensori molto alti del Cesano, che ripartono ancora con Mariani, velocissimo, sempre sulla fascia, inseguito, ma Mariani cambia davvero passo, al motorino, al posto delle gambe, cross al centro, non arriva però in tempo, forse si è perso un attimo di troppo, alla fine il pallone finisce sul fondo, ma bella ancora una volta l'iniziativa delle due punte che sono molto alte e molto veloci. Parte De Angelis, questa volta la palla non è male, rimane infatti lì, vediamo se riesce anche a calciare il numero 5, tenta la giocata Zappavigna, alla fine gliela tolgono in due, il tacco elegante per Fasciani che lancia lungo Orsi, la palla è schiacciata, potrebbe essere buona per Mariani, vediamo se arriva prima Mariani, infatti lo fa, adesso è veloce, voglio vedere chi lo ferma, Mariani si invola, soprattutto con il portiere, Mariani lo salta di netto, la porta è sguarnita e Mariani sigla, il gol del vantaggio, il Cesano passa avanti al minuto 12 della partita. La formazione nero lancio e c'è il gol di Mariani, amabile quando parte in velocità, campo aperto, adesso davvero saltato l'ultimo baluardo, era pronosticabile, sarebbe arrivata la rete, infatti 1-0 Cesano. La volta, alla fine arriva il lancio lungo di Puglio a cercare sempre Mariani, vediamo se questa volta arriva prima, no, perché la difesa è ben attenta. Comunque la rimessa, Mariani davvero una spina nel fianco in questa partita, di nuovo suggerimento per lui, infatti attento però Falcone, butta via la domestica, molto bene Paciotta, la palla è passata per Mariani, meno preciso del solito, palla sul fondo, siamo di qua, butta via il pallone. Chi sta adesso sta facendo? Palla ricontrollata, inclusa da Paciotta, allarga per Fasciani, ancora a terra il pallone, anche De Angelis che mette il piede ma rimane lì, Paciotta se la ritrova, la puntata di Paciotta, la para facile di Mattia, addirittura, quindi anche di Mattia a partecipare a questa azione, di nuovo per il terzino, lancio lungo, la tocca appena il numero 7 Baghi, palla restituita di nuovo alla Cesano e di nuovo a Mariani, palla buona per Orsi, di spalle ne ha 4 davanti, Orsi infatti costretto a tornare da Paciotta, sale Fasciani, saranno sempre in parecchi, ma Fasciani addirittura con un cross, quasi diventava pericoloso, quasi era un tiro, quello di Fasciani della partita, buono per Mariani, vediamo se riesce a volarsi di nuovo, attenzione qui però Falcone, bene, già pronto, già aveva acceso i motori e scivolato ancora di nuovo quella parte del campo, come detto è l'unica forse un pochetto in difficoltà, giocatori sono di giocare sul campo saponato da quella parte, c'era stata ombra fino a poco fa, quindi la parte più umida sicuramente del campo, tanto la giocata del numero 3, il tunnel ai danni di Flaccomio da parte di Palmieri, pronto De Angelis sul punto di battuta, pacco di mancino direttamente verso la porta, palla che finisce sul fondo, posizionati da quella parte del campo, di qua ci sono più spazi, infatti prova nel lancio subito per Petrone, l'avevo capito bene, adesso un infortunio difensivo, lancia Petrone a tutto con Mancinelli che è bravo ad opporsi la prima volta, poi c'è la chiusura ottima di Romano, vince la Cesano anche questa, quindi conclude il girone con 6 punti, grafico esordio non tutto da buttare via, 1-0 successo con la rete in contropiede di Mariani.